Ciao a tutti ragazzi, sono sempre Tummy e benvenuti in una nuova puntata di Pokémon Bianco 2. Allora, in questa parte andremo a sfidare Camellia, la capopalestra di Sciroccopoli elettrica. Non credo, cioè credo sia sempre Camellia, io ho detto Camellia perché mi riferivo a bianco e nero. Credo che comunque sia sempre Camellia. La palestra, come abbiamo già visto nella scorsa parte, è cambiata. Io ho già battuto tutti gli allenatori e ho fatto un nuovo acquisto per la squadra, però non vi rivelerò ancora chi è, lo scoprirete in battaglia. Allora, intanto vedete Camellia, che sembra leggermente cambiata dal vecchio gioco. Ti do il benvenuto su questo palco. Ora potremo giudicare quali Pokémon sono i più brillanti, saranno i miei o i tuoi? Beh dai, non è una che si mette tanto a parlare. Sì, in effetti un po' è cambiata. Più o meno è vestita un po' strana. Sì, anche i capelli sono cambiati. Vabbè, la sua prima scelta è Emolga. Ed ecco il mio nuovo acquisto. Proprio quello che volevo alla mia squadra. Perché mi serviva un Pokémon Terra per battere Camellia. Ero proprio sul punto di prendere un Sandile, però ho trovato Trapi. Cioè, era proprio quello che volevo. Ok, ma abbiamo fatto subito la cavolata del secolo perché le mosse Terra non hanno effetto su di lui. Perfetto. Quindi direi di mettere subito Strike. Ma che cosa? Com'è possibile? Cioè, può attaccare prima che io cambio? Ma non lo sapevo questa cosa. Ma da quando? Solo da sta generazione che è così. E porca miseria. Sto stupido. Oh, Fluffy, ecco. Se avesse messo Fluffy come primo. Perfetto, siamo già paralizzati. Fantastico, i vostri movimenti sono così leggeri ed eleganti, siete davvero brillanti. Che poi io gli ho insegnato fossa apposta a lui per usare fossa e poi non gliela faccio usare. Che fesso. Vabbè, manda. Oh no, ancora Emolga. Cavolo. Direi di mandare Sneak. Cosa usare? Vorticerba? Vediamo un po'. Sì, che è vero che non è. Che stupido. Vabbè, ecco. Inizia con Invertivolt, che però non è molto efficace. Questo è un bene. Oh, Zipstrike. Mentre io ho usato Parassiseme. Vabbè, va bene così. Può essere una tecnica interessante prendergli un po' di vita con questa tecnica. Allora, usa Inseguimento, ma non ci toglie molto. Usiamo Vorticerba ed è un brutto colpo, signori. Lei si ricarica con la bacca cedro, mi pare. Noi continuiamo a recuperare vita, grazie. Cristo, nitrocarica no. Però resistiamo. Usiamo Vorticerba, ma non riusciamo a mandarla KO. E però siamo a buon punto, però se adesso usa nitrocarica ci ha fregato. Iperpozione, perfetto. Mega assorbimento. Proviamo a prendergli un po' di vita, ma non è servito a molto. Però, insomma, è buona questa tecnica del fregargli la vita in questo modo. Lei usa attacco rapido, credendo di farci fuori, ma non ce la fa. Gli continuiamo a fregare un po' di vita. Pian piano. Chi va piano se ne va lontano. Ma ci usa nitrocarica e ci manda KO. Perfetto. Diciamo che questa fase di combattimento è stata buona, non è stata buona la prima. Vabbè. Direi che adesso non può usare un'altra super pozione, quindi usiamo forza, che ho insegnato appena adesso al nostro Speedy, al posto di riduttore, perché riduttore era un po' rischioso, sia per la precisione, sia per il contraccolpo. Quindi andiamo a battere questo Zebstrike fetente, grazie al nostro Speedy e alla sua forza, in tutti i sensi. Ok, Speedy sarà al 26, intanto ho imparato anche a Invertivolt, giusto per farvelo sapere. Ok, facciamo Fluffy contro Fluffy. Usiamo subito forza. Ecco, vedete? Ha usato riduttore, ma da emerito idiota si è... ha fallito. Perché ha poca precisione, appunto. I due statici paralizzano a vicenda, ma il mio può far attaccare. Usa ancora riduttore, rimaniamo a 1 PS. Incredibile fortuna. Ma anche lei rimane a 1 PS. Questa è una sfida incredibile. E a questo punto andiamo KO entrambi perché... No! Il contraccolpo non l'ha ucciso, non ci posso credere. Vabbè. Finiscila tu, Ryu, con palmo forza. Ok, perfetto.
Ci ha paralizzato purtroppo, non ci ho pensato. Vabbè, tanto non ha mosse speciale Ryu, quindi non è che posso fare più di tanto. Intanto Ryu sale al 26 e rimane solo Piemolga. Vediamo se ce la facciamo. Devo saper superare questa situazione critica se non voglio deludere le aspettative dei miei fan. Sì, contaci. Vai, palmo forza. Attenzione, usa Invertivolt. Ma questa volta non cammon potrà. No, non ci credo. Beh, comunque stavo dicendo che non può cambiare, ovviamente, perché non ha altri Pokémon nella squadra. Palmo forza che fa davvero schifo, ma lo paralizziamo. E questa è una cosa molto buona. Vediamo se abbiamo qualcosa per curare. Terapia PS, una pozione da usare su. Accidenti, no, una pozione no. Non ho qualcosa di più efficace. Terapia PS, un'acqua fresca, ecco. Da usare su Ryu. Perfetto. Ma visto che continua a fare invertivolta, a questo punto io farei. Pokémon. Mettiamo il nostro Tremors, ovvero il nostro Trapinch. Prima non avevo detto che l'avevo chiamato Tremors, così lui, lei stupida, lui e Emolga ci userà Invertivolt, che non è molto efficace. Noi intanto curiamo Ryu dall'altra parte, ma Emolga è ancora paralizzato, quindi vediamo se abbiamo anche un antiparalizzante, ma du. E invece ce l'abbiamo, l'antiparalisi. Togliamo la paralisi da Ryu e intanto lui ci uccide Tremors, ma abbiamo avuto il tempo per curare Ryu. Forza Ryu, ce la puoi fare, confido in te. Usa attacco rapido. La velocità, Invertivolt. Oddio, attacco rapido. Sì, forse non, se non ci uccide ce l'abbiamo fatta. Sì, attacco rapido. No, non ci posso credere. È rimasto niente di vita. Ma attenzione, abbiamo ancora un Pokémon. Non è finita, c'è Kua. Che però ho paura che faremo un grande fail. Ma ci provo lo stesso. Confusione, e invece no, e invece no. Grande Kua. Che era anche l'unico che non avevo allenato, quindi è l'unico che si becca i punti di esperienza. Vabbè, che scossa mi hai dato. Lo so, sono stato fortissimo. Wow, devo ammettere che sono sorpresa. Sei un allenatore proprio incredibile. Appaio io sui monitor, wow. Sono davvero famoso. Il tuo stile di lotta poi è così accattivante che mi ha lasciato senza parole. Tieni. Beh, grazie al cavolo, me la merito, ti ho battuto. Sinceramente, ragazzi, non pensavo di battere al primo colpo, però insomma, con il giusto mix di tecniche ce l'ho fatta. E otteniamo la medaglia Volt. Ecco, non mi ricordavo il nome. E adesso tutti i Pokémon sì, mi obbediranno, lo so. E questa è la mia mossa preferita. Potrei usarla anche tu se ti fa piacere. Invertivolt, ho notato che ti piace tanto. La usavi sempre. Devi sapere che Invertivolt permette di dare il cambio al tuo Pokémon. Sì, lo so cosa serve. Naturalmente, se non hai altri Pokémon. Grazie al cavolo. Vabbè, vediamo se appaio. No, sì, eccomi là. Yeah, I am a figo. Vabbè. Wow, guardate le luci psichedeliche che. Ma attenzione, mi bloccano. Cosa vogliono? Aspetta, usciamo tutti insieme. Perché? Tommy, che stile elettrizzante. Wow, che meraviglia, Tommy, formidabile. Grazie, miei fan. Lo so, lo so. Ogni allenatore possiede una luce interiore, ma la tua è particolarmente abbagliante. E ti permetterà senz'altro di vincere tutte le medaglie e di affrontare infine la Lega Pokémon. Quando l'avrai raggiunta la tua luce interiore, quella dei tuoi Pokémon saranno diventate ormai così potenti da accecare ogni avversario. Che filosofo, Camelia. Vabbè. Direi, spero che non ci sia nessuno che mi blocca. Perfetto. Quindi andiamo a curare i nostri Pokémon e dirigiamoci verso il ponte di Libecciopoli. Cioè, credo che dobbiamo dirigerci là. Però prima di andare al ponte di Libecciopoli, volevo. Di cui non ricordo il nome, io lo chiamavo il ponte. È simile a quello che c'è in America. Quello tutto rosso con le travi. Di cui non ricordo il nome, appunto. Quindi, vabbè, volevo dirigermi in un altro posto prima di andare lì, ma proprio 2 minuti per farvi vedere una cosa che sembra almeno interessante e che avrà riscontri in futuro. Quindi, allora, ma attenzione, lì ho visto già il Team Plasma che non volevo vedere, però vabbè. Prima di dirigerci dal Team Plasma, vabbè, ovviamente la strada di qua, come vi avevo fatto già vedere, è bloccata. Però, quando ho fatto il giro di Sciroccopoli, dove abbiamo visto tutta Sciroccopoli, aspettate che uso un repellente perché se ce l'ho, Perché se no,
Repellenti, 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 repellenti. Non ce li ho, perfetto. No, davvero. Zero repellenti. No, un super repellente. Cioè, veramente, non credo di averne mai comprati in questo gioco repellenti. Vabbè. Aspettate, oddio, casino. Vabbè. Ah, Pokémon trovato. Fantastico. Oh, Solosis, wow. Non sapevo si trovasse. Il nostro grande Tremors che... Oh, tentativo di fuga non riuscito, ma scherziamo. Tremors deve fuggire senza timore. Fuggi! Ah, ma è intro forza sta mossa. Non avevo capito. Oh. E forse magari sarebbe anche... Ma poi perché ho trovato un Pokémon su sotterra repellente? Ah, già, perché sono di livello più alto. Che idiota. Me l'ero dimenticato. Infatti ho messo davanti a Ryu così adesso. Non dovrebbero romperci le scatole. Ma, a parte quello, quassù... Ah, perfetto. Pensavo di averli sfidati tutti, invece. Proprio l'unico che mancava, vabbè. Ha due Pokémon. La leva Pokémon. Tranquil, perfetto. Mentre io ho messo Ryu, proprio. La scelta adatta. Attacco rapido. Hai rasoio che è normale. Attacco rapido. E ha usato individua. Perché? Perché deve usare individua? Sento, cioè, le mosse come protezione individua si usano quando hai delle tecniche particolari da usare. Che ne so, hai copripioggia, vuoi farti ricaricare, vuoi aspettare che ne so, che il tuo Pokémon recuperi un po' di vita e allora usi protezione. Ma non si usano così a caso ste mosse. Ecco, Trespolo. Ma perché devo perdere tempo in una parte per... Oh, perfetto, brutto colpo. Bravo Ryu, mi ha ascoltato. Saliamo al 27, non impariamo nulla, ma non importa. L'iPad teniamo lui. Basterà, credo, un colmo forza per farlo fuori, perché l'iPad è abbastanza scarso. Ma ci fa tentennare. Ma abbiamo cuor deciso, me ne ero dimenticato, che quindi quando tentenniamo ci aumenta l'attacco, se non mi sbaglio. E brutto colpo addirittura. E KO in un attacco, fantastico. Ciao ciao spazzino. Ho altro da fare in questo bosco. Vabbè, qui c'è un ranger che io avevo già battuto, che ci dà una bacca, ma vi ricordate che se avete giocato a Bianco 1 e Nero 1, qui c'era una roulotte dove c'era uno o una, non mi ricordo, che era Zoroark alla fine. Parliamo con questo. Ehi, allenatore, ehi sì, io viaggio tanto e mi piace molto parlare con gente mentre giro il mondo. A proposito, conosci il Pokémon di nome Zoroark? Diciamogli di no, così ci... Ai ai ai, sai poco del mondo, eh? Così potresti finire per farti aggirare. Beh, sei tu che devi scegliere se fidarti o farti ragionare dal... Ha detto una frase filosofica. È stato divertente parlare con te. Eccoti un piccolo regalo. Wow, MT95, urlo rabbia. MT molto utile. Credo utile almeno. Pare che Zoroark abbia vissuto qui in un paio di anni fa. Esatto, proprio nella roulotte dove vi stavo dicendo. Grazie alla sua abilità illusione cambiò completamente aspetto della valle, ingannando uomini e Pokémon. Cambiò anche il suo aspetto, era una... mi sembra un uomo o una donna, non mi ricordo. Sembra una leggenda incredibile, ma forse ha una base di verità. Non credi anche tu che sia possibile? Sì, può essere. Oddio! Ma no, mi ha fatto spaventare. Io avevo il volume alto, voi non lo sentite tanto alto, ma io ce l'ho alto, quindi... Mi ha fatto spaventare Zoroark. Vabbè, qui c'è un altro ranger che ho già sfidato. Intanto quassù vedete che c'è un meandro. Possiamo vedere cosa c'è dentro. Vediamo. Uno strumento, pozione, wow. Ok, ricordi, tenete a mente. Comunque ho scoperto che i meandri non sono random, da quanto ho capito. Cioè, i meandri si trovano in un punto e stanno lì. Non è che si possono muovere. Diavolo, non vorrei... Eccoli lì, non vorrei trovare Pokémon e subito lo trovo. Roselia, wow, non male. Se mi ricordassi come si evolve in Roser, mi sembra che c'è qualche casino da fare, mi pare. O forse no, forse è solo il collivellamento. O forse per amicizia. Boh, ne sto sparando tante di quelle che... Non mi ricordo come si evolve Roselia in Roser, vabbè. Tanto ormai la nostra squadra è completa grazie al nostro ultimo acquisto Tremors. Che almeno finché è un Trapinch non è niente di speciale. Ma quando diventa un Flygon, fidatevi, io ce l'avevo in Smeraldo e... Davvero, è davvero molto forte. Soprattutto perché io amo i tipi Drago, poi Flygon e Drago Terra, cioè secondo me una coppia di tipi fantastici. Vabbè, vediamo qui tanto, Zumpa. Ehi voi, aspettate, che cosa state facendo qui? Cosa stai facendo? Stanno rubando qualcosa? Niente di particolare, perché hai qualche obiezione? Per niente!
ma non posso perdonare dei ladri di Pokémon come voi, perciò vi avviso, non fatemi arrabbiare. Questi allenatori da strapazzo pensano di metterci paura. Certo che sono proprio ingenui, pensano ancora che la loro forza e quella dei loro Pokémon siano la stessa cosa. Senti questa festa, di te non mi importa un fico secco, ma se provi a mettermi i bastoni tra le ruote, te ne pentirai. Beh, 4 contro 1, accidenti, non è molto regolare. Tommy, conto su di te! Ah, ma mi aveva visto, non mi aveva neanche cagato all'inizio. Per essere alle prime armi, ne hai di fegato? O anche pancreas. Perché devo fare sempre queste battute squallide nei video? Ce n'è sempre una video, se notate. Vabbè. Oh, vediamo un po', Watchog, scelta fantastica, con Palmo Forza lo spediamo subito KO, ma non ci credo, non può rimanere a così poco. Attacco rapido, ma tanto dorme. La cosa bella solo di alcuna cosa bella dei nuovi giochi è che, guardate, quando un Pokémon dorme ha proprio gli occhi chiusi. Adesso si è svegliato, come potete vedere, usa Super Zan, ma non è molto efficace. Ma il nostro Ryu va a vincere. Saliamo al 28. Ah, e avevo un solo Pokémon, perfetto. Di questo passo rifaremo gli stessi errori di 2 anni fa. Mi sa di sì. Ah no, subito mi sfida. Vabbè, ora tocca. Ha detto tipo ora tocco a te. Ora tocca a te, io non ho rivali. Vabbè, se lo dici tu. Oh, non mi ricordo mai questo, perché io mi sbaglio sempre che questo io lo prendo. Sto Trubbish, che è il Pokémon più schifoso che ho mai visto, vabbè. A parte questo, io lo prendo sempre come fosse un tipo buio, invece è veleno. Non so perché, mi viene da pensare che sia buio questo qua. Accumulo. È la mossa più utile del mondo. Rugodenti. Che fa abbastanza schifo. Anche perché da quanto ho visto il nostro... Cioè, non so se l'avevo detto, comunque il mio Strike ha una natura che favorisce l'attacco speciale, diminuisce l'attacco. Cioè, proprio quella negativa per un Arcanine, perché per un Arcanine dovrebbe essere l'esatto contrario. Perché appunto un Arcanine cosa gli insegnereste? Fuoco carica, insomma, mosse comunque fisiche. E invece a quanto pare dovrò fare un Arcanine speciale io, perché se no farà abbastanza schifo. Non è possibile... L'avete trattato così male durante gli allenamenti per farlo diventare forte? Veramente no, questo lo pensi tu. Assurdo, sconfitti da due marmocchi. Per rispetto della vostra forza voglio farmi una mezza confessione. Noi del Team Plasma stiamo cercando una cosa. Spara. E quando l'avremo trovata, a chi sappiamo noi potrà spigionare una forza micidiale. Addio. Gekix? N? Non lo sappiamo, non abbiamo incontrato ancora nessuno dei due. Oppure magari coso? Oddio, non mi ricordo mai come si chiama. Acromio. Il Team Plasma ha rubato Purloin, la mia sorellina che aveva ricevuto il regalo. Anch'io ero piccolo e non ho potuto fare niente. Per questo devo diventare forte. Wow, Super Saiyan. Però complimenti, hai del talento. E adesso mi carica la squadra. Grande. Allora, è tutto chiaro. Va avanti con il Pokédex. Diventa sempre... Ma non sei tu che devi farmi la morale? Cioè, capisco se me la facesse il Professor Oak. Ma tu sei uno come me, a parte che sono più forte io di te. Però, a parte che una volta io vorrei sfidarlo, perché non c'è stata ancora una volta che l'abbiamo sfidato. Oh, c'è ancora l'ingorgo per questo idiota. Cosa vuole? Io sono Rubacuori, il mio nome è Charles. Per attirare l'attenzione della donna di cui sono innamorato, ho imparato un nuovo stile di lotta con i Pokémon. La lotta in triplo, vuoi sapere com'è? Le regole sono facili, ma lo so cos'è una lotta in triplo. Sei in gamba per il roba quale Charles, ma sto sempre a tutto gas. Ah, vuole fare la sfida il roba quale Charles. Charles motociclista, lotta in triplo. Ah, squadra fossile. Tranne il centrale comunque, quello da fare fuori per primo è il centrale perché è il più forte. Però a questo punto, cioè, con Palmo Forza userei su Arken, così è normale. Poi... userei... più difficile a dirsi. Rugodenti su Siglip e Energisfera su Siglip. Usa Bodyguard, che dovrebbe proteggere tutta la squadra, se non sbaglio. Ma andiamo quasi capo Arken. Usa Schermo Luce. E che noia. Si sta parando tutta la squadra con... qualcuno ha usato Agilità, Arken. Io uso Energisfera,
che spero gli tolga un bel po', ovvero niente. Non si sostituisce il Pokémon quando si nelle lotte in triplo? Questa non la sapevo, vabbè. Giusto, usiamo ancora Palmo Forza su Arken, Rogodenti su Sigilip e Energy Sfera su Sigilip. Oddio, usa Acqua Getto che potrebbe mandarci KO Strike, ma lui è forte quindi resiste. Spennata su Ryu e resiste benissimo. Palmo Forza, Arken e KO. Poi Psicoraggio, oddio questo fa male, infatti. Perfetto. Energy Sfera e lui non va KO purtroppo. Quindi ci tocca mandare un Pokémon, manderei Tremors. Anche se non è la scelta più azzeccata, però va bene lo stesso. Userei Palmo Forza su... No, Palmo Forza su Sigilip è efficace almeno per 4. Ma facciamo attacco rapido su Sigilip. Poi Battiterra su tutti. No, perché sennò mi mando KO da solo. Sì, vabbè, Battiterra su tutti, chi se ne frega. E Energisfera su Tirtuga. Usa ancora Bodyguard. Attacco rapido e Sigilip KO. Lotta in triplo che si sta rivelando abbastanza carina. Tremors sale al 23. E usiamo Battiterra. Facciamo un po' di male ai nostri, ma poco cambia. E perché non ho colpito Tirtuga? Vabbè. Palmo Forza. Vabbè, dai, finiamola a sto punto. Battiterra e Energisfera. E finiamo la partita. Usa Acqua Getto. Cavolo, no, no, invece resiste. E con questa Energisfera mandiamo KO Tirtuga e chiudiamo la lotta in triplo. Sono divertenti ma un po' noiose le lotte in triplo, secondo me. Ok, che vergogna, volevo darti una lezione, ma me l'hai data tu a me. Comunque, vedo che hai un gran potenziale. Se non capisci tu il poco. Sì, va bene. Ok, e ora io sono Rubacuori, il mio nome è Charles. Io sono un duro, il mio posto è in sella a una moto con il vento in faccia. Ma non farmi ridere, Befano. Sei un portento e anche Charles a modo suo è stato piuttosto bravo. Tre Pokémon, l'amore, benissimo, benissimo. Vabbè, folla, andatevene di qua. Oh, perfetto. Oh, non c'è nessuno addetto al ponte, quindi in teoria il ponte era già accessibile, credo. Allora, oh, piume reazione, proprio andando a caso sul ponte mi becco una piuma. Piuma. Piumingegno. Questi strumenti servono per avversare i Pokémon, praticamente. Se non sapete cosa sono, cercatevelo su internet, perché è un po' difficile da spiegare. Comunque servono per avversare i Pokémon, credo, mi pare. Continuiamo ad andare avanti. Non cadono più piume, sì, ne è caduta una da qualche parte, ma ora non ho voglia di prenderla. E quindi direi di scendere da questo ponte. È al ponte di San Francisco. Oh, Libeccioli è cambiata un bel po'. Che cavolo è sta scultura, si può sapere? Una volta pioveva sempre a Libeccioli. E sinceramente mi piaceva di più quando pioveva. Io Libeccioli me la vedo... Chi è? Senti amico, che ne diresti di tornare a rubare i Pokémon come i bei vecchi tempi? Non mi sembra una bella idea. Se prendi le cose degli altri non sei che un ladro, l'ho capito anche troppo bene a mie spese. Ma piantala, ti metti a fare il santarellino adesso? Ti butto giù dal ponte. Il resto del mondo non ha mai capito i nostri principi di giustizia. Per gli altri noi siamo i cattivi di turno, quelli che hanno cospirato per conquistare il mondo. Anche se lasciassimo il team plasma, tutti continuerebbero a disprezzarci. A questo punto tanto vale continuare a rubare Pokémon a più non posso e cercare di dominare il mondo. In questo modo tutti ci temeranno e rispetteranno. Anche quelli che prima puntavano il dito si dovranno inginocchiare. No! Ex guace plasma, sì, perché una cosa del genere spezzerebbe il cuore al nostro N. Non possiamo fargli questo. Tz, N. Altro che sovrano del team plasma, non è che uno sporco traditore. Quando eravamo con l'acqua alla gola non ci ho pensato due volte ed è sparito dal nulla, abbandonandoci. Ehi. Adesso ci starebbe bene se arriva N. No, non arriva N, figuriamoci. Uela, è Manesco il rivale. Avanti recluta, forza, sputa il rospo. Aia, ma insomma, si può sapere chi sei?
Vabbè, lasciamo perdere. Ho ricevuto ordini di creare scompiglio. Ti darò una lezione la prossima volta. Non ti lascerò scappare! Io sono Bolt! Lascialo perdere. In passato eravamo entrambi seguaci del Team Plasma ed eravamo amici. Ma 2 anni fa l'organizzazione si divise in 2 gruppi. Alcuni decisero di seguire N per perseguire il bene e la liberazione dei Pokémon, e altri rinnovarono il loro giuramento di fedeltà nei confronti di Gekix, le cui ambizioni di dominio del mondo non erano affatto mutate. Beh, ci sarebbe altro da dire. Se vuoi sentire la storia per intero, vieni a casa nostra. Si trova in cima all'altura, vicino alla palestra Pokémon. Ok, verrò nella prossima parte. Ora cerchiamo di arrivare al centro Pokémon, se non mi bloccano ogni 3 secondi. Comunque quello lì era il vecchio seguace del... uno dei vecchi seguaci del Team Plasma, perché appunto era vestito come i vecchi seguaci del Team Plasma. Certo che poi si dice sì, ma continueranno a disprezzarci. Certo, se vai vestito in giro con uno come uno del Team Plasma, comprati dei vestiti normali e vai in giro vestito normale. Poi vedi che ne sanno gli altri che sei del Team Plasma. Cioè, un po' di intelligenza, testa bacata. Vabbè. Comunque, usciamo da questo centro Pokémon. Libecciopoli sembra parecchio cambiata dall'ultima volta, ma la esploreremo per intero nella prossima parte e vedremo se posso conquistare anche la medaglia. Perfetto ragazzi, allora salviamo il gioco. E intanto che salviamo, vi dico, se la parte vi è piaciuta lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, e quindi io vi saluto e alla prossima parte di Pokémon Bianco 2. Ciao ciao!